Allora, sicuramente la ripresa della socialità, soprattutto in ambienti chiusi, quali possono essere le scuole, gli ambienti lavorativi e le attività più promiscue, soprattutto bambini e ragazzi che comunque hanno alti contatti, possono favorire maggiormente quelle che sono le patologie che si trasmettono per via aerea, quindi principalmente in questo caso il Covid e anche le patologie da contatto. Con la ripartenza del lavoro e delle scuole abbiamo cercato di capire all'interno del reparto di malattie infettive e con le varie emergenze che ci sono state comunque anche durante l'estate, una di queste ancora diciamo da capire meglio come il vaiolo delle scimmie, cerchiamo di comprendere come ci si può proteggere e soprattutto che tipo di autunno e inverno ci si può aspettare. Ovviamente casi Covid sì, abbiamo tanti casi, ovviamente immaginiamo che anche in autunno questi aumenteranno, bisogna tenere alta l'attenzione alle norme di prevenzione, quindi qualora un paziente abbia sintomi quali raffreddore, mal di gola, febbre, diarrea, dovrebbe evitare il contatto con gli altri, fare il test Covid possibilmente e attenersi a quelle che sono le regole, diciamo, di isolamento. Per quanto riguarda il discorso del vaiolo delle scimmie, diciamo, siamo in una situazione in qualche modo un po' di allerta, perché l'OMS ha dichiarato la situazione del vaiolo delle scimmie come potenzialmente a rischio per tutto il mondo, perché sappiamo che in quest'anno, già nel 2022, avevamo avuto un focolaio di vaiolo delle scimmie che, diciamo, era sostenuto da una tipologia di vaiolo con una mortalità inferiore all'1%. In quest'anno in Africa si è sviluppato un clade, diciamo, diverso, con una mortalità più elevata e una sintomatologia più sfumata all'inizio, che quindi diciamo, ha favorito la possibilità del diffondersi della malattia. Ci sono stati numerosissimi casi, soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo e nelle regioni limitrofe, però ecco, dobbiamo al momento aspettare, osservare e tenere alta la guardia, soprattutto dell'osservazione, quindi chiaramente noi medici, ma anche la popolazione, essere in qualche modo allertata sui possibili sintomi e poi sappiamo che ci sono dei vaccini che erano stati, diciamo, introdotti appunto dopo l'epidemia del 2022 e che sappiamo essere comunque efficaci anche su questa tipologia.